E tu? Alleni la mente o alleni il lamento? L'ospite del WeTalk di oggi è Stefania Demez. Stefania, benvenuta e grazie di aver accettato di partecipare al WeTalk. Grazie a te di questo bellissimo invito. I WeTalk sono delle video interviste a delle persone che con il loro esempio ci raccontano come hanno trovato il modo nella loro vita, nella loro esperienza, di allenare la mente e non il lamento. E siccome penso che la vita è di chi la fa e non di chi la studia, mi piace portare a tutti voi che ci state guardando e ci state ascoltando il racconto di vita e le riflessioni e le strategie che gli ospiti ci racconteranno. Quindi Stefania, io inizio subito raccontando qualcosa di te e racconto un dietro le quinte. Quando io ti ho chiesto e ti ho invitata, ti ho anche chiesto, notando la cura con cui tu scegli le parole, i termini, ti ho anche chiesto di scrivermi come ti sarebbe piaciuto che io ti presentassi. E mi hai scritto una cosa bellissima, talmente bella e talmente particolare che io la metterò a tutti voi nell'articolo del blog che scriverò per riassumere questo WeTalk. Ma adesso vi leggo le parole con cui Stefania vorrebbe presentarsi, che sono particolari. Stefania ci dice: faccio sempre fatica a presentarmi. Perché dire che sono una consulente è riduttivo? Dire che faccio eventi sportivi è riduttivo. Oggi potrei dire mi occupo di eventi e di sport. E dentro il mio lavoro porto sia hard skill, strumenti e metodi di progettazione e gestione, sia un approccio culturale e human-centered, per cui lo stile di leadership, il senso di ciò che fa, l'etica del lavoro e degli obiettivi diventano il mio fil rouge. E soprattutto porto un mindset che potrei definire leggerezza, nel senso più bello del termine. In un'etichetta sono una persona che cerca di far accadere le cose e di farlo bene nel rispetto dell'intero paesaggio in cui mi muovo. Ho il privilegio di poter lavorare per mettere in scena lo sport e di farmi ispirare dalla sua estetica, parentesi, in senso filosofico, estetica, e dalla sua capacità di rigenerarsi di continuo, secondo il modello appunto dell'atleta filosofo. Allora Stefania, proprio da queste parole io prendo spunto da altre tue parole bellissime che sono presenti nel tuo sito, perché anche il tuo sito a me ha colpito tantissimo, perché è veramente curato e io credo che lo si possa leggere a vari livelli, ed è proprio anche questo un allenamento mentale, almeno per me lo è stato. Ecco, tu nel sito parli proprio di sport nella sua estetica, scritto proprio in quel senso filosofico, potentissima, nel gesto atletico, e poi gli eventi, veri e propri mediatori di relazioni tra le persone, tu scrivi, hanno creato in te un mix fortemente generativo. E poi scrivi ancora: lo sport richiama ai valori e gli eventi insegnano a pensare sempre all'eredità che si vuole lasciare. E allora Stefania, tu hai un'esperienza di 30 anni sviluppata nel campo, nell'organizzazione di eventi sportivi. E leggendo nei tuoi testi ho percepito un sentimento predominante che riassumerei sotto il termine di responsabilità. Perché tu non parli mai solo dell'evento, non parli mai solo degli sportivi, degli atleti e non parli mai solo del pubblico, ma parli della responsabilità di creare un ricordo, un'esperienza che viene condivisa e che resta per tutti. E quindi ti chiedo, cosa vuol dire per te organizzare un evento sportivo? È una domanda che sembra semplicissima, ma non lo è assolutamente. E la risposta è, potrei dire, proprio cambiata nel tempo. Chiaro che all'inizio per me significava lavorare, imparare, sperimentare,
Io sono stata direttrice generale della Coppa del Mondo di sci per tanti anni e ho trasformato quell'evento, quindi per me c'era proprio il senso di innovare, di cambiare all'interno del mio territorio nel quale sono cresciuta, con un senso di appartenenza fortissimo. Oggi le cose sono un po' cambiate e sono cambiate anche perché a un certo punto mi sono interrogata, io per chi faccio questo lavoro? Lo faccio per il mio territorio? Lo faccio per promuovere lo sport? Poi quando si parla dei grandi, del grande sport, non so come dire, bisogna fare molta attenzione perché troppo spesso l'atleta diventa portatore esclusivamente di messaggi pubblicitari e tutto il mondo intorno ruota solo in questo senso, cioè come dire uno sfruttamento al massimo e io dentro la mediazione, no? Costruire un palcoscenico affinché si andasse solo nella direzione di uno sfruttamento economico non mi piaceva, mi ha trovato molto a disagio a un certo punto, il che non vuol dire male, business uguale male, al contrario, però come dire il business a mio avviso deve trovare anche delle declinazioni diverse, perché ciò che si mette in scena non è semplicemente un grande spettacolo, non è solo entertainment, è molto di più. Quindi oggi potrei dire che la responsabilità prima che abbiamo, e un po' esce da quella presentazione che ho fatto di me stessa, è di cogliere la bellezza del gesto atletico nel senso proprio filosofico del termine, dove la bellezza filosofica, pensiamo alla statua del Discobolo, non è semplicemente, come dire, una bellezza fatta per vincere, c'è un'estetica che porta a un senso di miglioramento del sé. L'atleta filosofo cosiddetto era quello che nel momento in cui vinceva migliorava se stesso. E questo è un po' l'approccio che io cerco di portare, cioè la responsabilità è quella di migliorare e di portare anche naturalmente un po' di felicità, facendo in modo che questa bellezza non rimanga dentro il campo di gara, ma sia, come dire, per osmosi diffusa e trasmessa in tutto il mondo, il contesto intorno, dalla venue, l'area dell'evento, a tutto il resto, ma banalmente dall'esempio i praticissimi, se io metto in campo una discesa libera e poi organizzo dell'intrattenimento che invece tende a portare l'individuo verso il basso, nello sci il tema della sbronza in occasione delle coppe del mondo è molto diffusa, c'è qualcosa che non quadra a mio avviso, no? Perché poi c'è il brutto che si diffonde, ho visto scene in tante gare veramente raccapriccianti che nulla hanno a che vedere con la bellezza della discesa libera che è la regina delle discipline, o banalmente nella progettazione, quella bellezza io la devo trasferire anche nel modo in cui lavoro, nel territorio, nell'eredità che lascio, con un obiettivo finale, migliorare noi stessi e portare anche un po' di felicità, sostanzialmente. A me piace molto una citazione di Steve Jobs quando in una biografia che ho letto, quando decise di aprire gli Apple Store, la mission iniziale era: non voglio per forza di cose che la gente compri, voglio che quando escono da quel negozio siano un po' più felici rispetto a quando sono entrati. Ovviamente con la finalità poi di vendere un iPhone, però un evento sportivo dovrebbe essere questo e dovrebbe esserlo per tutte le persone, non solo per l'atleta che vince, in fondo un po' anche per quello che perde, per il giornalista, il volontario o il fornitore. È un po' questo il senso della responsabilità, cioè portare il senso profondo dello sport e espanderlo al contesto intorno. Bellissimo. Io faccio sempre una battuta agli atleti che seguo e dico: si vince insieme, si perde insieme. Ovviamente questa frase può essere spesso, come dire, nascono delle ironie o delle parodie, no? Delle mie frasi, però alla fine lo sport è spesso così, no? Si vince e spesso quando si vince è solo la persona che vince o il team che sta dietro quella persona, quando invece c'è comunque una vittoria che, se attorno a quell'evento si crea un'esperienza, è chiaro che coinvolge tutti. Tu prima hai citato delle persone che stanno attorno, no? I volontari, piuttosto che tutte le persone che contribuiscono al mondo sportivo, a quell'evento, ma anche a tutta l'esperienza che ha portato quegli atleti ad essere lì
quel giorno a ottenere quei risultati o magari a non ottenerli. E lì ci siamo metaforicamente, a volte anche fisicamente, sempre tutti, ed ognuno di noi fa la sua piccola o grande parte in questo scenario, che è qualcosa che va molto oltre la prestazione e la performance. E allora mi veniva da chiederti quanto analizzare e anche immaginare, perché qua si parla proprio di imagery, di immaginare tutte le sfaccettature positive e negative che possono accadere, quanto questa capacità di immaginazione impatta sulla progettazione e sulla realizzazione di un evento sportivo. E quali sono, Stefania, le persone e le prime persone che vuoi accanto in questa fase di nascita, di progettazione degli eventi? Allora, per la prima parte, diciamo, la parte negativa, è chiaro che vanno immaginati gli scenari, vanno sempre immaginati i possibili scenari. La caratteristica di un evento è la sua imprevedibilità, soprattutto i grandi eventi sportivi. Tu puoi, io ho lavorato a Coppa del Mondo di sci, arrivano le raffiche di vento, si annulla la gara, per esempio, no? Banalmente non c'è neve, quindi bisogna sempre essere pronti a gestire scenari complessi. Ora, se noi diciamo adottiamo un approccio stoico, dovremmo dire sì, ma io ciò che non posso controllare non lo controllo, mi occupo solo del mio. Ed è vero da un lato, dall'altro lato però devo ricavare, come dire, nella mia mente uno spazio pronto per cambiare rotta. Quindi questa è una cosa che io ho imparato negli anni, immaginare scenari, poi sono anche un po' pessimista di natura, no? Quindi immagino sempre il peggio e questo mi aiuta a progettare anche, a tenere, come dire, dei file aperti su opzione A, B, C se questa cosa non dovesse funzionare. Come diciamo proprio come approccio, mi piace essere abbastanza sicura, avere una struttura solida dietro, un progetto solido. Riferito a una mia amica tedesca, una volta un'altra amica tedesca disse: lei porta sia la cintura che le bretelle, anch'io sono fatta un po' così. Ma questo mi consente, da un punto di vista proprio mentale, di essere pronta a cavalcare l'imprevisto in modo molto veloce, perché spesso non hai tempo. Quindi c'è questo bisogno proprio di immaginare gli scenari negativi, che è fondamentale. Per quanto riguarda le persone, invece, potrei dire che sono di due tipi le persone che voglio al mio fianco. Intanto, nella fase soprattutto iniziale, devono essere persone con un potere decisionale, chiaramente, perché si deve condividere la rotta, la strada, il progetto, e quindi è importante avere persone che possano poi nel loro ambito portare avanti o sponsorizzare o credere e sviluppare il progetto. Ma soprattutto le persone più importanti sono quelle che sanno le cose, cioè sono le persone che hanno le competenze. Ed è un momento per me, quello dell'ascoltare chi la sa più di me, sempre estremamente affascinante, perché decidiamo di sviluppare qualcosa di nuovo, io ho un'idea vaga, cerco chi la sa, chi me la sa raccontare, chi me la sa spiegare, e resto affascinata, ma per qualsiasi cosa, dal punto di vista tecnologico, come può funzionare il back-end di una piattaforma gestionale, mi interessa molto capire perché quella roba lì non si può fare, quindi ho bisogno dell'esperto che mi aiuti a capirla. Lavorando, torno allo sci, ho imparato un sacco di cose sulla neve. La neve non è neve, adesso non siamo come gli islandesi che hanno 15 parole, penso, per definire la neve, però la neve cambia. Io ho imparato tantissimo quando non c'era tanta neve sulla qualità, la tipologia, le modalità, il rapporto umidità, temperatura, eccetera. Sono cose che io non so e che di fatto magari nel dettaglio non mi aiutano, ma mi aiutano a costruire un paesaggio complessivo e poi a prendere decisioni. Avere a fianco chi ha delle competenze è per me sempre, appunto, come dicevo, estremamente affascinante, perché entri un po', no, in altri mondi che puoi esplorare, poi ti avvali del loro know-how, però tu acquisisci un pezzettino in più, e questo è centrale. Io so tutto non esiste, anzi, proprio non esiste, ed è, il bello è confrontarsi con chi è molto più esperto di te. Stai dicendo due cose che si possono, ascoltandoti, trasformare in strategie mentali.
La prima è che spesso siamo abituati a mettere etichette alle cose e si rischia di pensare che chi, quando affronta un problema, una situazione, i problemi non sono solo le cose negative, sono semplicemente le questioni che si pongono di fronte a noi e che dobbiamo affrontare e risolvere. Si pensa che chi va ad analizzare le cose che potrebbero non andare bene sia pessimista. In realtà non è proprio così, perché è proprio una strategia di problem solving. Prepararsi al peggio per aspettarsi il meglio, dice una citazione, ed è un'abilità contemporanea molto interessante, cioè la capacità di pianificare tutte le cose che potrebbero non andare come noi vorremmo e che magari alcune, come dicevi tu, vanno fuori dalla nostra responsabilità, però intanto si considerano, si pianificano e ci si prepara per quel margine di preparazione. Questo sicuramente ti dà a livello mentale la capacità di sviluppare una self-confidence e una centratura che, anche se poi le cose non vanno effettivamente come volevi, comunque hai vinto in termini di centratura. Questo vale per chi organizza un evento, ma vale per esempio anche per l'atleta, perché le stesse cose che non vanno come si vorrebbe, soprattutto per esempio nel mondo dello sci, ma anche in molti altri sport, sono praticamente all'ordine del giorno. E l'altra cosa molto bella che tu hai detto, che si può trasformare in una strategia, è proprio quella di attorniarsi e di scegliere delle persone che hanno delle competenze anche magari superiori alle nostre o differenti, perché c'è questo mito della perfezione, come se il professionista dovesse sapere tutto o delegare tutto, e invece è molto bello perché ci dici: mi attorno di persone che sanno delle cose che io non so, perché giustamente ognuno di noi si specializza in qualcosa, ma tu, come dire, non solo deleghi, ma anche cerchi di conoscere proprio per avere una visione d'insieme. Anche questo è un'abilità importante. E tu ci dici che si può progettare il più bel evento del mondo, ma poi accorgersi che quello che si era pensato non funziona. Quindi c'è magari tutta una bellissima progettazione, però poi alla fine può accadere di accorgersi che qualcosa non funziona. E quando ho letto questa tua frase, mi sono venuti in mente, proprio per i tuoi spesso riferimenti filosofici, due pensatori. Da un lato Bauman, quando ci dice che in questa epoca è più utile essere dei missili intelligenti che, a seconda, no, di quello che accade, magari cambiano la rotta in corso d'opera, piuttosto che essere, secondo un vecchio modello, dei missili balistici che stabiliscono la rotta all'inizio e vanno dritti. E poi dall'altro mi viene in mente un po' l'approccio dei due docenti di Stanford, Barnett ed Evans, che hanno questo approccio da designer, in cui nel concetto di progettazione ci mettono dentro il concetto di elasticità. E allora, Stefania, mi viene da chiederti, questi due concetti potrebbero sembrare l'uno opposto agli altri, all'altro, ma secondo me calzano molto bene a quello che è il tuo pensiero, a quello che tu racconti dietro il tuo concetto di progettazione. E quindi ti chiedo: come tu hai allenato queste abilità analitiche da un lato, ma anche creative dall'altro? Non penso sia stato un allenamento consapevole, nel senso, forse un po' fa parte del mio modo di essere, e dall'altro lato è avvenuta strada facendo, probabilmente, l'allenamento. Mi sono resa conto, lavorando in un certo senso, che dovevo, non so, le cose venivano in modo naturale. Io ho sempre bisogno di conoscere molto nel dettaglio il contesto. A me piace usare la parola paesaggio, nel quale mi muovo, e conoscerne tutte le sfaccettature, le relazioni, le complessità, gli attori che si muovono all'interno,
perché mi sento a mio agio sostanzialmente. Io non riesco a prendere delle decisioni anche su un tema A senza sapere questo tema A com'è connesso con il suo contesto intorno. Ci ho messo una vita a laurearmi, perché io quando studiavo, cioè invidiavo quelli che leggevano il libro una volta, andavano bomb e facevano l'esame. Io ho studiato letteratura spagnola e i libri li leggevo e li rileggevo, perché ogni volta li leggevo da un punto di vista diverso, focalizzavo solo su un punto di vista e quindi avevo, come dire, mi sembrava di diventare padrona della materia da diverse angolazioni. E questo in fondo quindi deve essere proprio una cosa mia di carattere, questa cosa la faccio anche nel lavoro. Quindi la prima cosa è conoscere molto bene il contesto nel quale mi muovo, e poi costruire una griglia, una struttura solida, cioè anche questo è fondamentale, avere una, all'interno di questo paesaggio comunque tu hai un metodo, dei processi, delle griglie molto definite che sono la bussola all'interno della quale ti muovi, con la quale ti muovi e ti sai orientare. Questo è fondamentale, quindi hai strumenti, diciamo, di navigazione e la conoscenza del paesaggio. Questo è fondamentale quando poi devi prendere delle decisioni in modo molto rapido, perché la creatività ha senso se risolve, se migliora, ma deve essere comunque contestualizzata. Quindi se io prendo delle decisioni in un determinato ambito, devo, magari creative, magari un po' folli, un po' strane, devo sapere quella decisione come impatta sul paesaggio intorno, il battito della farfalla in un certo senso, no? Quindi non sono neanche in contrapposizione, sono due approcci complementari. Avere un approccio solo rigido e analitico non ti porta da nessuna parte, perché appunto un evento, la parola evento viene dal latino evenire, emergere, dinamico, cioè è di per sé qualcosa di dinamico. Quindi le analisi ti servono per conoscere, ma poi devi avere anche la capacità di dire ok, ho questa conoscenza, ma io adesso devo spostare un attimo l'asticella, altrimenti sei come una barca senza bussola, senza strumentazione. Ed è difficile essere creativi con una zattera in mezzo all'oceano in tempesta. Se invece tu hai la bussola, dici ok, vediamo, dovevo andare di qua, vado di là, riprogetto il viaggio. E penso che appunto siano complementari, non, come le ho allenate non lo so, credo che sia, ho sempre pensato che fosse una mia insicurezza di base quella del dover conoscere tutto, oggi penso che invece sia, sì, forse un po' bisogno di avere appunto cinture e bretelle, ma dall'altro lato anche la consapevolezza che sono molto più consapevole sulle scelte e meno strampalata, sono più affidabile, mi sento io più affidabile, più sicura in questo modo. Eh sì, anche perché dei lati del nostro mindset possono sempre essere, a mio modo di vedere, dei punti di forza o quelli che noi viviamo come delle fragilità, che poi tecnicamente non sono mai delle fragilità, ma possiamo considerarle le famose aree di miglioramento, si direbbe, no? In consulenza. Però di fatto, quando si lavora con le persone, si percepisce che le persone vivono quelle sfaccettature come qualcosa che a loro non piace. È questione di focus ed è questione a volte anche di scegliere se trasformare quelle aree in qualcosa che diventa un punto di forza e un trampolino, oppure restare un po' fermi lì e adottare la strategia delle sabbie mobili, che ovviamente non è una strategia ma è poi una trappola. Questa cosa effettivamente magari non la si fa in modo consapevole, ma si può ricostruire, come ci stai un po' raccontando tu, un percorso a ritroso, rileggendo le esperienze della propria vita e acquisendo consapevolezza che siamo riusciti a fare quella cosa lì. E tu mi colpisce una cosa, perché ce lo stavi dicendo, hai da un lato una preparazione umanistica e poi hai affiancato a tutta questa tua formazione umanistica la preparazione manageriale. E oggi sei un eccellente esempio di quelle che vengono definite le personalità multipotenziali, con una spiccata, insomma, predisposizione per gli overview. Qual è secondo te l'ingrediente indispensabile per fare il lavoro che fai e che ami,
e per raggiungere gli obiettivi che ti poni. Allora, anche qui direi che è interessante perché negli anni avrei dato risposte diverse a questa domanda. Nei primissimi anni probabilmente avrei detto la competenza, devi saper fare le cose, punto, devi essere un tecnico molto bravo. Oggi trovo molto riduttiva questa risposta. Si dice molto che devi avere la passione, no? E nello sport se non hai passione, la passione è fondamentale, ma questa parola passione poi si svuota a forza di ripeterla, perché che cosa vuol dire realmente passione? No? Io posso essere appassionata di mille cose, ma non è sufficiente la passione per riuscire a portare avanti il proprio lavoro. Quindi oggi, in questo momento, penso che l'ingrediente fondamentale, forse è una brutta parola, ma rende bene l'idea, e la lucidità, di cui abbiamo molto bisogno. Adesso non voglio fare banalizzazioni, ma siamo bombardati costantemente da mille cose. Negli eventi c'è un rumore di sottofondo continuo, perché vai in diretta, perché hai solo quella chance, poi l'evento finisce, molto spesso non è data una seconda occasione, e quindi tu devi restare lucido. Lucido vuol dire avere questa conoscenza del paesaggio complessivo, sapere dove vuoi andare, avere gli obiettivi ben chiari, conoscere le persone con le quali ti muovi, e restare nel focus, no? È quello del classico flow, il flusso, riuscire a stare dentro quel flusso. Io credo che sia un ingrediente fondamentale ed è una palestra anche nella vita, non da poco. È molto più facile per me sul lavoro che sulla vita, però, come dire, sto trasferendo le mie esperienze professionali proprio a volte nella mia vita in modo consapevole per mantenere questa lucidità. Che non è una parola arida, è una parola, secondo me, molto, c'è la parola luce dentro, no? Cioè la luce lì, e togliere tutto ciò che non c'entra. E posso solo portare un esempio di una mia ultima esperienza professionale, che non riguarda me, ma riguarda uno straordinario atleta giovanissimo, Yannick Sinner, che ho avuto il privilegio di vederlo giocare a Torino durante le ATP Finals a novembre. E a parte la sua giovane età, no? Che ti impressiona molto vedere un ragazzo così giovane, così non solo tecnicamente preparato, ma proprio con una mente incredibile. La cosa che a me ha colpito tantissimo, e me la prendo un po' come esempio da cercare di trasferire nel mio piccolo, era quando tra un game e l'altro si siedono sulla panchina, adesso magari non conosco i termini esatti, dentro lo stadio, l'arena, c'era un rumore pazzesco, la musica a tutto volume, il pubblico che batteva le mani, c'era proprio frastuono, luci che andavano da tutte le parti. Sullo schermo gigante c'era il fermo immagine sugli occhi di Sinner. Io non li dimenticherò mai quegli occhi, perché lui in quel momento era altrove, non era lì. Lui era dentro il campo da solo nel silenzio, un lavoro di focus pazzesco, di non zero distrazione da ciò che accadeva intorno. E la cosa che mi piace molto di questo ragazzo è che quando finisce la partita, comunque vada, si smolla e che si connette al mondo intorno. Non è che rimane lì. A questa capacità, no, di connettersi poi a tutto questo rumore, esserne parte, ma c'è un momento in cui resta lucido. Ecco, secondo me questo è un ingrediente fondamentale negli eventi, è assolutamente fondamentale. Beh, è bellissima questo collegamento al concetto di flow, perché se ne parla tantissimo, no? Se ne sente parlare tantissimo, anche perché per certi versi per l'atleta è qualcosa che è ricercato, cioè la capacità di accendere l'interruttore, quindi accendere lo stato di flow e spegnerlo quando è necessario, perché non puoi restare sempre lì, ma non puoi neanche restarne fuori, perché in quello che è il tuo momento dove dovresti riuscire a fare la tua peak performance è necessario essere nel flow, non puoi essere da un'altra parte, no? E quindi chiaramente per un atleta avere l'abilità, ma io dico sempre per un atleta, ma anche per ognuno di noi, nel nostro essere professionisti e nel nostro essere quello che siamo, ci sono sempre dei momenti in cui se non siamo connessi e se siamo da un'altra parte, agli altri questa cosa arriva, e qualunque cosa noi dobbiamo fare, come dire, se non siamo connessi abbiamo perso
metà della potenza e della capacità di arrivare a realizzare qualunque sia il nostro obiettivo. E allora mi piace un sacco questa cosa di riscrivere il concetto di flow con il concetto di lucidità, dove dentro c'è la parola luce, perché di fatto, se dobbiamo descrivere anche in modo molto percettivo cos'è questo famoso stato di flow, è quando il corpo, le emozioni e la mente sono allineati, e quando tutto il nostro sistema corpo, il nostro sistema mente, pensieri e il nostro sistema emozioni, sentire, riescono a dialogare tra loro. Sembra anche questa una cosa banale, ma cosa servirà mai? E in realtà è un insieme di micro meccanismi, tutti anche scollegati, che poi a ben vedere hanno un impatto chimico, perché le emozioni, prima che essere testa e psicologia, sono chimica. Il corpo, prima che essere prestazione, è chimica. E la mente, i pensieri, sono delle connessioni sinaptiche che si creano. Quindi c'è questa magia dell'insieme di queste connessioni, che se non riusciamo a farle dialogare tutte insieme, quell'essere lì, in quel momento dove riesci a tagliare fuori tutto il resto, se non serve, o a includerlo se serve, perché nell'esempio che tu ci hai fatto ci dici proprio questa cosa, cioè a volte c'è bisogno di ritagliarsi una bolla, ma a volte c'è bisogno di aprire la bolla, e quindi esatto. Anche questa è proprio un'abilità. E ancora a proposito del tuo sito e di quello che scrivi, che come dicevo prima a me ha incuriosito molto, mi ha interessato davvero tanto leggerti e insomma scoprire quello che racconti, si nota un approccio nel tuo lavoro di design thinking mescolato a un approccio da problem solver strategico. Come si passano il testimone queste due parti e queste tue abilità? Sì, allora il design thinking a me ha appassionato molto, ora io non lo applico, diciamo, secondo tutto il percorso, eccetera, e soprattutto l'approccio del design thinking che mi ha molto appassionato per due motivi sostanzialmente. Uno, perché parla di risolvere il problema e come risolverlo mettendo insieme persone che di quel problema magari non hanno alcuna competenza, quindi aprire un attimo i confini anche a chi magari usufruisce in modo indiretto di un qualcosa ma non lo conosce a menadito, insomma non è la sua materia. E questo è un senso di apertura e di liberazione fantastico, perché ti suggerisce sostanzialmente che i cluster blindati non servono a niente, che l'innovazione, il pensiero creativo si sviluppa solo nei confronti con le cose. Io appunto ho studiato letteratura, cosa c'entra la letteratura, ma io ho letto anche tanti romanzi legati al mondo dello sport, dove lo sport viene raccontato in modo diverso. Sono stata adesso a vedere una bellissima mostra fotografica a Torino di Martin Parr, dove lo sport è stato raccontato in modo diverso rispetto alla solita narrazione di fotografia sportiva, e quindi avere sguardi diversi, esperienze e mondi diversi aiutano davvero a dare delle nuove letture. Questo lo trovo già un punto, diciamo, straordinario. L'altro elemento che secondo me è fortissimo, e anche questo porta un senso di liberazione incredibile, è che se io decido devo progettare qualcosa di nuovo, non è che quella cosa è così, punto, e rimarrà così per sempre. Io prima la devo verificare e la devo prototipare, la devo sperimentare, e se non funziona non è un fallimento, non è un errore. Siamo andati avanti un pezzetto. Ora, sul discorso che il fallimento non è fallimento, che l'errore è su Instagram, su Pinterest è pieno di quote meravigliose, eccetera, che uno spesso le posta liberandosi del senso di colpa di essere un fallito. Però è un ragionamento che va realmente interiorizzato, e nel lavoro è fondamentale. Cioè, qualcosa non funziona, io
ho imparato qualcosa sul perché non ha funzionato. Devo dire che nella Coppa del Mondo di sci, che, dove lavoravo, che era un evento ricorrente, io ogni anno facevo un debriefing molto molto dettagliato con tutti i responsabili di settore, ed era curioso come emergessero poi delle fil rouge, diciamo, di criticità, anche se erano settori molto diversi tra loro, e questo a me piaceva un sacco perché mi dava l'occasione di prendere in mano una criticità e lavorarci. Gli anni in cui, diciamo, il prototipo evento, che non era un prototipo, ma ogni anno comunque testavamo qualcosa di nuovo, era andato tutto liscio, io mi sentivo svuotata e non appagata. Mi mancava il pungolo del migliorare e crescere. Questo perché forse avevo dentro di me un approccio della sperimentazione, del vedere quando qualcosa non va. Il problem solving a questo si connette, ovviamente. A me piace molto risolvere, aggiustare le cose, sistemare. Mi hanno anche chiamata spesso a risolvere proprio last minute negli eventi, settori che erano in situazioni molto critiche. E quindi era lì, era un lavoro molto, molto, diciamo, a carro armato, perché il tempo era molto poco. Però l'approccio del design thinking all'idea di poter prototipare qualcosa fa vivere anche il problema in senso, diciamo, come un processo, no? È un processo, la criticità è un processo che ci porta altrove, è un avanzamento, è la possibilità di un miglioramento. L'idea del prototipo ti alleggerisce di un peso. Ora, in un evento uno dice: ma che cosa puoi prototipare, visto che magari un'Olimpiade avviene una volta sola? In realtà poi non è così, perché quelle esperienze le puoi trasferire, le competenze, appunto i problemi emersi li puoi trasferire, tenendo conto che il mondo cambia, che sei in un altro paese, che la cultura del luogo cambia, quindi è tutto molto più complesso. Però da un punto di vista proprio mentale, l'idea che tu possa sperimentare e tu non debba sposare per la vita un'idea, un progetto, ma che tu quel progetto lo consideri un passaggio per andare avanti, un ulteriore apprendimento, aiuta tantissimo, alleggerisce, ma aiuta anche ad approcciare poi il problem solving in modo diverso. Cioè non è possibile sapere esattamente come andranno a finire le cose. Se hai un approccio rigido soffrirai tantissimo, se hai un approccio dinamico invece, in prospettiva, proprio come un processo, allora anche il problem solving diventa una palestra straordinaria. Io cerco di ricordarmi sempre una frase che non è mia, che anche quella la troviamo spesso nei quote motivazionali, che è: o vinci o impari. Poi io cerco sempre di aggiungerci un pezzettino, che è: sì, ok, questa cosa dobbiamo farla scendere nei muscoli, perché se rimane qui, rimane quella bella, esatto, frase motivazionale che tu puoi anche, io parlo magari del mio lavoro come psicologa dello sport e mental coach con gli atleti, tu la puoi anche dire ad un atleta o a te stesso o a una persona che si occupa di prestazione. E se magari la dici inserita, no, in un contesto molto motivazionale, molto performante, fa anche il suo bell'effetto. Il punto è però riuscire a dirla, a sentirla e a viverla proprio quando le cose non vanno come si vorrebbe, no? Quindi non nel contesto perfetto, che qualche volta capita che tutte le cose caschino al posto giusto, al momento giusto, ma lo sport ci insegna. E a livello statistico sono molto più le volte, statisticamente parlando, che le cose non vanno come noi ci aspettiamo che non le condizioni proprio ottimali. E quindi diciamo che questa visione del riuscire veramente a portarci via qualcosa che abbiamo imparato da tutte le situazioni è comunque qualcosa che ci fa uscire davvero vincenti, ma vincenti nei muscoli, non vincenti nelle parole. Questo, esatto, secondo me fa veramente la differenza un po' in tutti gli scenari, per l'atleta, ma anche per qualunque persona. Quando parli di eventi, e un po' emerge anche da quello che ci dici, tu parli di esperienze,
ruoli, task, e parli anche sempre di persone che attraversano uno spazio-tempo con rispetto, per non rimanere dentro quella bolla lì dell'evento che poi inizia e finisce come tutte le cose, no? Passano, ma perché quell'evento, come dicevo all'inizio, diventi un'esperienza e un ricordo. Quanto è importante per te il concetto di rispetto? Ma il rispetto è centrale. Diciamo, chiaro che ognuno non direbbe il contrario, no? Ma il rispetto io lo intendo non solo come l'essere cortesi, educati e dire buongiorno. Il rispetto è qualcosa di molto profondo. La mia esperienza diretta con il rispetto, devo dire che ho dovuto un po' imparare che cosa sia per me il rispetto e quale sia il senso vero della parola rispetto. Perché appunto non si tratta solo di essere cortesi e gentili, a me è sempre stata riconosciuta, mi hanno sempre detto sei una persona di grande rispetto, eccetera. Nel mio ruolo, diciamo, di general manager, io mi sono trovata a gestire tante persone. E ho sempre cercato di mettere in campo l'empatia, perché siamo tutti esseri umani, uno diverso dall'altro, ognuno di noi porta le proprie fragilità all'interno del gruppo, quelle che ha nella vita le porta nel gruppo. E quindi ho sempre cercato, come dire, di non usare mai atteggiamenti duri o da capo, no? Il capitano della nave che bastona il mozzo, cioè queste cose non sono mai state nelle mie corde. Però ho dovuto anche imparare a gestire il modo in cui essere empatica. E questo si collega molto a cosa significhi per me il rispetto oggi. Perché ho avuto esperienze con persone che erano, potrei dire, tossiche all'interno dell'organizzazione, del gruppo, per le loro fragilità al di fuori del gruppo, nella loro vita, chi aggressivo, chi manipolatorio, eccetera. La mia empatia portava quasi a giustificare certi comportamenti, perché povera questa persona, è fragile, ha questo e questo e questo problema. Poi non sono una psicologa, quindi in modo, diciamo, un po' da psicologa da mercato, cercavo di capire. Questa cosa però mi impediva di agire, cioè accogliere la fragilità mi impediva di agire per un eccesso di rispetto, no, per assenza di rispetto. Non era eccesso. Un mio caro collega una volta mi disse: tu sei un fantastico filtro. Io gli ho detto: sì, ma il filtro poi ho tutto addosso qua e non riesco a liberarmene, perché non agivo. Ero la mamma buona che protegge le persone più fragili, rispettavo me stessa intanto nel mio ruolo. In più non rispettavo la squadra, all'interno della quale questi elementi tossici portavano della negatività. E su questa cosa ho dovuto riflettere tantissimo. Quindi il rispetto di per sé è fondamentale, ma deve essere un rispetto che ha al suo interno dei concetti basilari, che sono la massima trasparenza e anche la capacità di intervenire e di agire. Perché c'è il rispetto della singola persona, che non deve mancare, che va oltre l'educazione, il rispetto, capirne i punti di forza, le fragilità, quali sono, come dire, anche i potenziali, no? E quindi aiutare le persone a sviluppare al massimo i propri potenziali. C'è il rispetto del gruppo all'interno del quale si lavora e c'è il rispetto del progetto. Anche questo è importante. Rispettare un commitment comune a volte porta a dover prendere delle decisioni difficili, e quindi bisogna trovare la forza di estromettere col massimo rispetto delle persone che in realtà di fatto non rispettano la squadra e che non sono in grado di fare quel salto di consapevolezza su se stessi. È un tema molto complesso questo. Io mi sono trovata a più riprese in situazioni anche molto difficili di questo tipo, e questa domanda forse è la prima volta che mi ha portato a riflettere. Adesso rifletto per la prima volta sul che cosa significhi realmente rispetto. Rispetto è complesso, è articolato, è un caleidoscopio di rispetti vari che vanno messi in campo. Soprattutto per chi ricopre dei ruoli di coordinamento, di organizzazione, di gestione, come il tuo, scegliere
in modo attivo, agire, tu l'hai chiamato agire, è qualcosa che va molto più nella direzione del controllo e dell'analisi di tutti quegli elementi di cui ci hai parlato prima, che fanno parte della parte organizzativa e di progettazione, piuttosto che non scegliere. E quindi è comunque una scelta, sia scegliere che non scegliere. E il rispetto effettivamente nuota dentro queste dimensioni ed è qualcosa che ha un in verticale una profondità che va molto oltre la terminologia. Infatti, è proprio così. E ho notato che spesso utilizzi il termine contaminazione, che talvolta nell'immaginario collettivo potrebbe avere delle connotazioni non proprio così positive. E nel tuo linguaggio ha sempre una connotazione positiva, perché è portatore di commistioni e di confronto. Ecco, sempre leggendoti quando parli di questi concetti, mi viene da utilizzare una metafora e di immaginarti mentre cammini in montagna con il gusto dell'esperienza, di andarti a prendere l'esperienza, ma anche il rispetto della bolla, del contesto, dell'ambient in cui ti muovi e ti sposti all'interno di questa esperienza. Allora, io so che tu hai delle origini altoatesine. Quanto queste tue origini hanno influenzato il tuo mindset? Sì, io sono altoatesina, sono cresciuta in Val Gardena, dove tra l'altro ho anche lavorato fino a pochi anni fa. Sono cresciuta ho fatto la scuola bilingue, quindi sì, sono cresciuta in Val Gardena, tra l'altro col turismo internazionale, quindi una valle trilingue, abituata a essere attraversata da turisti che venivano da tutte le parti del mondo quasi. E questo sicuramente ha in un certo senso influito, no? L'Alto Adige si trova tra il nord e il sud dell'Europa. Una delle sue più belle contaminazioni, appunto, secondo me è quella a livello gastronomico, perché il goulash altoatesino è stato, come dire, ammorbidito dalla cultura gastronomica italiana rispetto al goulash austriaco, no? Lo trovo più delicato. E la cucina altoatesina, adesso tra parentesi, è fantastica proprio perché ha preso la tradizione tirolese austro-ungarica, però poi si è sporcata di tradizione italiana, e questo l'ha resa veramente un'ottima cucina. A parte questo aspetto di dettaglio, ma esprime bene che cos'è in parte l'Alto Adige. L'Alto Adige però, diciamo così, è un ponte, può essere un ponte tra due mondi, ma non sempre è vissuto da tutti gli altoatesini come un ponte, è anche un'isola ben recintata, ben protetta e blindata. E quindi dipende come lo vivi l'Alto Adige. Penso che sì, l'Alto Adige può aver influito sul mio mindset, no, di collegamenti tra mondi diversi, ma più che l'Alto Adige penso sia stata la mia famiglia. Intanto mia mamma è veneta e mio papà è altoatesino, e quindi io ho vissuto l'infanzia con i cugini altoatesini e con i cugini veneti. Facevamo le scampagnate venete come si fa nel Veneto, avevo un sistema di relazioni affettive diverso, realmente diverso nel Veneto rispetto a come avviene in Alto Adige. Quindi già questo elemento, no, di una famiglia mista, diciamo così, mista poi in modo limitato perché siamo sempre in nord-est, però comunque l'Alto Adige ha una sua connotazione molto forte, ha già contribuito molto. E poi c'è l'approccio, penso, dei miei genitori sia quello che ha soprattutto influito. Mio padre è il vero multipotenziale della famiglia. Io quando ero piccola, che mi chiedevano che lavoro fa tuo papà, dicevo la cosa che mi sembrava la più semplice e la più facile: maestro di sci. Ma mio padre è stato un funzionario, un dirigente sportivo a livello nazionale, internazionale, è stato maestro di sci, artista, curatore di mostre, autore di libri sulla filosofia dell'estetica, un visionario, innovatore, ha fatto tantissime cose anche molto diverse tra loro. E quindi credo che e mia mamma, che aveva un negozio, era però un'appassionata di teatro, di letteratura, di musica classica, e quindi mi portava in altri mondi ancora, dalla moda, no? Andavo ad aiutarla a questi mondi. Quindi credo che questa mia famiglia
non monocromatica, mettiamola così, non monocromatica, sia stato il vero elemento di influenza. Io quando ero piccola, devo dire, soffrivo un po' perché c'erano compagni di classe che avevano una vita molto regolare, la domenica messa, poi c'era il pranzo della domenica, c'era il vestito della domenica, tutte queste cose da noi non si facevano, quindi io soffrivo perché volevo un po' quella normalità. Oggi mi rendo conto che invece questa non normalità, questi elementi di vario tipo che confluivano siano stati un humus fondamentale poi per il mio sviluppo e la mia crescita. Quindi l'Alto Adige influisce, ma grazie a questa famiglia che me l'ha fatto vivere come ponte e non come isola. E qui vorrei chiudere questa intervista con una domanda a cui io tengo molto, perché, come dicevo all'inizio, riassumo il mio metodo di lavoro, il mio modo di lavorare, cioè la frase che vorrei che rimanesse alle persone è appunto: allena la mente e non il lamento. Allora Stefania, dopo tutto quello che ci hai raccontato, che spazio ha, se ce l'ha, il lamento nella tua vita? E come lo gestisci non solo rispetto a te stessa, perché io dico sempre che il lamento è fisiologico, è la naturale reazione fisiologica del nostro cervello, quindi non c'è nessun giudizio o non c'è nessuna critica, ci sta, il lamento è la prima reazione fisiologica del nostro cervello. Anche qui possiamo sempre scegliere che strada prendere, se rimanere nel lamento o fare altro. E quindi che spazio ha avuto il lamento nella tua vita? E anche che spazio ha all'interno di un team di collaboratori, dove io dico sempre: il lamento è contagioso. Se io arrivo in un team e mi lamento, il lamento parte da me, si diffonde a te e arriva attorno a tutto il team, poi andando anche a influenzare in modo non sempre positivo e utile quello che è il clima del team, insomma. Il lamento è qualcosa che conoscono tutti, penso, nella propria vita. Ci sono state delle fasi della mia vita in cui sono stata molto lamentosa, ma erano fasi in cui ero sostanzialmente, c'era qualcosa in me che non andava. Cioè la cosa che io ho imparato negli anni è che quando inizio a lamentarmi mi fermo e mi dico: stop un attimo, perché ti lamenti? Il problema non è che ci sono quelle persone che mi stanno antipatiche o che c'è stato il periodo che dicevo io a Torino che non mi piace. Perché? Qual è il problema? Il problema non può essere Torino o gli amici o i colleghi. C'è qualcosa dentro di me che devo un attimo affrontare. Ed è una cosa che ho imparato, perché a forza di lamentarmi, ci sono stati dei periodi in cui sono stata a lungo lamentosa, stavo sempre peggio, non stavo meglio e non risolvevo nulla. E quindi su di me l'operazione che faccio è proprio questa: quando tendo a lamentarmi, mi chiedo, mi fermo e mi osservo un attimo da fuori e cerco di capire qual è il problema vero, qual è il problema vero, non può essere questo o quest'altro. E devo dire che ho imparato a fare questa cosa anche con mia figlia, che è piccola, che ha 5 anni, quando diventa lamentosa, che ti dà un fastidio, che dici basta, ho imparato anche lì a dirmi: ok, cerchiamo di capire perché è così lamentosa. Poi i bambini ci sa che sta annoiando, eccetera, però quando è ricorrente questa cosa, mi chiedo quale può essere la frustrazione che sta vivendo in quel momento. Quindi il lamento è qualcosa che va affrontato prima di tutto, secondo me, proprio con se stessi, ed era quello che dicevamo prima: agisci o non agisci. Farsi inglobare dal lamento non porta da nessuna parte, ha molto a che fare con l'autostima poi, perché l'autostima la nutri agendo e non lamentandoti, quindi questa è una cosa che ho imparato sulla mia pelle. Nel team il tema del lamento è molto interessante, molto, perché comunque parte, come nell'individuo, da una situazione di frustrazione, e potrei dire che ci sono negli eventi ho vi-
ho vissuto due modalità diverse di lamento. Uno è nella fase di preparazione, quando si è tanto sotto pressione, che le cose non vanno avanti, allora è molto più facile dire è colpa dell'elettricista che non mi ha fatto ancora gli allacci, è colpa di questo, è colpa di quell'altro, è colpa delle hostess che sono delle stupidine o cose del genere, senza invece chiedersi io cosa sto facendo. Oppure lamentarsi del collega. Io ho avuto per anni le persone che venivano da me in ufficio e si lamentavano di questo e quell'altro. E lì l'approccio unico che c'è è ascoltare, lasciar sfogare e poi cercare di capire qual è il problema realmente. Lì sì, l'empatia diventa fondamentale per aiutare questa persona a superare questo stato di lamento e reagire in un certo senso. E poi c'è un lamento che è tipico, è come dire che accade sempre nei grandi eventi e alla fine dell'evento. Uno direbbe, ma come? È finito l'evento, abbiamo fatto questa cosa di squadra, abbiamo costruito il nostro codice, eravamo con i nostri rituali, perché poi dentro l'evento si creano dei rituali, a volte anche stupidi, o la canzone, o la battuta, o vai sempre a berti il caffè in quel momento, in quel modo, con quelle persone, cioè diventa una cosa che ti lega con persone che magari vedi solo in quell'evento e poi non vedi più. La cosa pazzesca degli eventi è che quando finisce l'ultima partita, viene consegnata la coppa, si fanno le foto al vincitore, escono tutti, inizia subito lo smantellamento. Quindi quello che era il tuo nido, il tuo loculo, il tuo spazio viene smantellato, quello che era il luogo dove lavoravi non esiste più, entrano camion, camionette, elettricisti, tirano giù, cioè è uno shock che avviene di colpo, tu non hai tempo di elaborare, che è finita e fino a un'ora prima tu eri ancora lì col prosecco a festeggiare e due minuti dopo arrivano e ti smantellano tutto intorno, sei stanco, hai dormito poche ore, spesso di notte, vissuto grandi pressioni ed è tutto finito di colpo, tendenzialmente quello è il momento in cui esce pesantemente il lamento. E se te la prendi con situazioni magari anche con problemi veri, con problemi reali, non è che non siano problemi reali, ma li vivi in un modo veramente negativo, c'è una stanchezza tale che non riesci a elaborarli. E l'ho vissuto quest'anno, nell'ultimo evento al quale ho lavorato, con alcune persone che le ho proprio viste, che vivevano questa cosa. Anch'io ero molto stanca, ma forse perché ho più anni, sono un po' più vecchiotta, ho l'esperienza che so come bisogna fare in quel caso. In quel caso devi andare a casa e lentamente riprendere possesso della tua vita. Dormire nel tuo letto, mangiare le tue cose, ascoltare i tuoi profumi, fare le tue cose, non cercare di allontanare il pensiero, no? Su tutta la negatività, perché hai bisogno di rigenerarti. Come se vedo che c'è un cervello lì dietro, è come se ci fosse, non so, è scarico. Quindi il lamento in quel momento è di grande stanchezza. Il rischio di quel momento è che possono uscire dei conflitti molto pesanti e si possono prendere decisioni anche molto pesanti, ma in realtà non sei tu in quel momento, hai una stanchezza addosso che non ti fa agire. E questa è una cosa che si impara nel tempo proprio. E questa credo che sia veramente una riflessione utile che ci possiamo portare via tutti, perché nel momento in cui le nostre difese sono abbassate è chiaro che le soluzioni più automatiche, dicevo all'inizio, è normale che emergano come dire, le reazioni automatiche. Il nostro cervello è fatto per farci risparmiare energia, non per farci continuare a spenderla. Quindi il nostro essere, come dire, pensanti ed evoluti ci fa avere delle motivazioni che ci portano a tirare fuori qualcosa di diverso dalle reazioni automatiche e dalle reazioni fisiologiche. Però a un certo punto è anche fisiologico che si debba andare in recupero. Ed è proprio in quei momenti dove è bene essere molto consapevoli che è necessario recuperare e anche mettersi in sicurezza. Mi piace anche un sacco il collegamento che hai fatto con il rischio quando si lavora in un team e non si ha solo a che fare con se stessi, che proprio in quei momenti il lamento porti a far esplodere anche le conflittualità, perché anche quella è una reazione fisiologica. Quindi mi piace molto anche il riferimento che hai fatto alla capacità di fermarsi. Una delle tecniche
di allenamento che viene insegnata proprio per gestire questi momenti è la tecnica dello stop, che è tanto semplice perché consiste proprio nella capacità di fermarsi, quanto complessa da applicare, perché spesso noi siamo convinti di fermarci. Ah sì, ma io mi sto fermando. Eppure, Stefania, io ti ringrazio per questa chiacchierata, grazie per tutte le cose che di te ci hai raccontato e grazie per questo tempo insieme. Grazie a te, è stato bellissimo parlare con te. Grazie.